Buongiorno a tutto il canale di YouTube. Tra le mie intenzioni c'era di fare un video unboxing di tantissimi prodotti che in questi mesi si erano accumulati, ma purtroppo mi è fallito. Naturalmente non tutte le ciambelle riescono col buco. Quindi ho deciso di fare un video confronto mostrandovi anche alcuni prodotti tra AliExpress e Amazon, soprattutto per fare un pochettino di chiarezza su questi due canali di vendita online. Let's start! Perché è utile comprare su Amazon? Prima di tutto perché la velocità della spedizione è impeccabile. Praticamente Amazon ha ammazzato quasi tutti i negozi fisici. Questo perché? Se hai bisogno di qualche cosa nell'immediato, la vai a prendere sia al negozio fisico, ma se puoi aspettare uno o due giorni, è normale che la vai a prendere su Amazon. Ti dà la possibilità di restituire l'articolo nei 14 giorni successivi. Trovi maggiori brand. La garanzia e l'assistenza Amazon sono da record. Per esempio su Amazon trovi qualche cosa di unico, di brand, che su AliExpress ovviamente non puoi trovare. Come per esempio questo! Per gli appassionati del genere è una cosa fantastica. Io sono tuo padre. Amazon potrebbe essere considerata una macchina perfetta, ma la perfezione non esiste. Infatti qui entra in gioco AliExpress. Partiamo dal presupposto che in Cina vengono prodotti tantissimi oggetti. Questi oggetti, per esempio, vengono smerciati su Alibaba, un portale dove puoi comprare grosse quantità di tanti oggetti. Grossi stock. Se abbiamo un'idea di che cosa è Alibaba ora, AliExpress non è altro che un portale dove puoi comprare tantissimi oggetti anche in quantità singola, a differenza di Alibaba dove devi comprare una quantità minima di 10, di 100, di 1000. Quindi quali sono i pregi? AliExpress senza dubbio ha i prezzi nettamente inferiori ad Amazon. E vi dirò una cosa, alcuni prodotti che trovate su Amazon provengono da AliExpress. C'è un esempio pratico, un imprenditore italiano vuole vendere su Amazon questo oggetto. È una borraccia veramente utilissima. Guardate, praticamente qual è il vantaggio di questa borraccia? È che la puoi mettere nello zaino come se fosse un libro, quindi non ti occupa tantissimo spazio e ci entrano 750 ml d'acqua, quindi una cosa geniale. Ma non è questo il punto. Su AliExpress questa varia come prezzo e si può trovare tra 3 e 4 euro. Su Amazon invece la trovi tra i 12 e i 16 euro, se non di più. La stessa identica borraccia dello stesso identico brand. Dove la vogliamo comprare? Su Amazon per farcela arrivare in 2-3 giorni o su AliExpress e ci arriverà dopo un bel po'? Ecco uno dei difetti maggiori di AliExpress: la velocità. Infatti, una volta ordinato l'oggetto, vi arriverà nel giro di 2 mesi, 1 mese, 15 giorni, non si sa, ma i tempi di spedizione sono veramente notevoli. Sono state volte che alcuni oggetti mi sono arrivati dopo anche 3 mesi. Però l'avete pagato un quarto di quello che paghereste su Amazon. Essendoci tante aziende che vanno a fare lo stesso prodotto, fanno una sorta di gara tra di loro per avere il prezzo inferiore per vendere maggiori quantità, che naturalmente se l'oggetto è uguale si è portati a prendere quello col prezzo inferiore. Facciamo un altro esempio di oggetto che è possibile trovare su AliExpress ma è difficile magari trovare su Amazon. Questo è una cover che sembra di plastica ma in realtà è carbonio. Una cover del genere magari la vai a trovare su Amazon, ve la fanno pagare 50, 60, 70 euro, non lo so. Invece su AliExpress questa la vai a pagare 15 euro. Certo non ha brand, ma serve davvero la marca in una cover in carbonio? A me piace perché volevo una cover in carbonio e non mi interessa poi di che marca sia. È un portale nettamente più grande di Amazon
E spesso, siccome le aziende che producono oggetti in generale sono cinesi, si trovano prima lì che su Amazon. Per esempio, quando è uscito il Mavic Mini, questo oggetto qui, che non è altro che il paraluce della fotocamera, si trovava prima su AliExpress e poi è arrivato su Amazon. Su AliExpress comunque costa 1,50€, invece su Amazon qualcosa come 10. Però ecco, su AliExpress puoi comprare tantissime cazzate. Pure una cosa veramente utile, questa non è altro che una cover per le AirPods. Perché andare a pagare 5-6€ su Amazon quando su AliExpress la prendi a meno di 1€? Ora, un'altra cosa che mi fa impazzire di AliExpress, sì, sono le spedizioni, ok, sono lente, ma come fanno a spedirti un oggetto del genere a casa pagandolo meno di 1€? Cioè, tu per assurdo questo lo paghi 70 centesimi, compreso di spedizione. Come fanno a mandartelo a casa? Non lo so. Per sfizio vuoi mandare questo dalla Sicilia a Milano e ti costa 3-4€. Solo la spedizione. Oppure un altro esempio che vi posso fare tra AliExpress e Amazon è questo. È un caricatore per il mio iPhone 11. Naturalmente Apple mi ha mandato quello da 5W, così carica il telefono in 2, 3, 4 ore, a secondo se lo utilizzi o no. Comunque molto lento. Invece su iPhone 11 Pro naturalmente ti va a mettere il caricatore molto più potente. Questo perché vuole che tu compri il suo caricatore a parte. Ora addirittura su iPhone 12 non mette direttamente il caricatore. Quindi non era una cosa di cui avevo bisogno subito. L'ho comprata su AliExpress. Perché? Perché su AliExpress trovi anche le marche. Per esempio, magari voi non la conoscete, Ugreen è una marca con cui mi sono sempre trovato bene. Se vai a comprare su AliExpress, compri caricatore e filo alla metà del prezzo. Tanto non è una cosa di cui hai bisogno subito. Puoi aspettare anche un mese. All'analisi di tutto questo, AliExpress, se non per i tempi di spedizione, è un portale perfetto? Ovviamente no. Arriviamo al lato oscuro di AliExpress. Bisogna sempre leggere la descrizione. Per esempio, sì, si è capito, sono un appassionato di Star Wars. Volevo Baby Yoda, Grogu, il piccolo personaggio verde, quello di The Mandalorian. Ecco, proprio quello. L'ho preso da AliExpress. Mi è arrivato questo. Questo non è Baby Yoda, cioè questo sembra yogurt di balle spaziali, cioè quindi sono stato truffato? Sì e no, in realtà no, le descrizioni su AliExpress sono un pochettino ingannevoli, magari ti fanno vedere l'immagine del peluche grande e cose varie, poi al momento di selezionare danno diverse opzioni con diversi prezzi, naturalmente spesso si è portati a prendere quello col prezzo inferiore. Vi faccio un altro esempio. Una volta dovevo comprare uno di quei salsicciotti che vanno in macchina tra il sedile e la console centrale. Utilissimo, in quanto se ti cade il cellulare non va sotto il sedile. Vado a vedere diversi link, poi a un certo punto vedo un link che era a metà del prezzo e c'era la foto con i due salsicciotti. Nel momento in cui mi è arrivato il pacco, mi sono accorto che il salsicciotto era uno. Ecco perché era la metà del prezzo. Andando a vedere pure l'inserzione, per quanto ci sia la foto con due salsicciotti, c'era scritto un pezzo. Ok, non l'ho letta. Ma quindi, alla luce di tutto ciò, che cosa consigli? Di comprare su AliExpress o consigli di comprare su Amazon? Beh, io vi dico, per le mie esigenze, io compro in entrambi i portali. Perché? Se ho bisogno di qualche cosa nell'imminente, la compro su Amazon. Ma voglio qualche cazzata, come spesso succede, perché alla fine le cazzate piacciono a tutti, la vado a comprare su AliExpress. Per esempio, qualcosa di elettronico come una fotocamera non la prenderei mai su AliExpress. E poi se si dovesse guastare qualche cosa, che faccio? Vado a contattare AliExpress e gliela rispedisco indietro in Cina? Quindi ragazzi, spero tanto che questo video sia stato utile per voi, soprattutto per i vostri futuri acquisti. Deciderete voi stessi se comprare da una parte o dall'altra, ma almeno così avrete le idee un pochettino più chiare su come funzionano i due portali. Game over. Ho dimenticato di dire una cosa. Questa è la situazione a fine 2020, perché il prossimo anno le cose potrebbero cambiare. AliExpress sta andando ad aprire diverse sedi in altri stati, come per esempio in Spagna, in Francia. Tutto questo rende ad oggi le spedizioni più veloci, ma più costose. Quindi si ha una sorta di via di mezzo tra AliExpress originale e Amazon, in quanto abbiamo delle spedizioni veramente più veloci, ma hanno un costo aggiuntivo, perché spedire da stati europei naturalmente ha un costo maggiore.